Buonasera cari telespettatori, ben ritrovati anche oggi, anche questa settimana negli studi di RTM, pronti a parlare di arte, di bellezza e di creatività, ma soprattutto ad annunciarvi una nuova realtà, un'altra realtà tutta italiana come quelle meravigliose che abbiamo avuto nel corso delle puntate. Realtà che si raccontano davanti alle nostre telecamere regalandoci davvero momenti unici, davvero momenti incredibili grazie alle loro storie professionali e di vita. Che dire, vi assicuro che anche la puntata di oggi sarà molto coinvolgente ed emozionante proprio per l'ospite che sto per annunciarvi. Anzi, vi dirò di più, poiché noi di RTM non ci facciamo mancare nulla, oggi abbiamo deciso di superarci e lo facciamo proprio perché abbiamo deciso di portare in studio non uno ma ben due ospiti meravigliosi, un uomo e una donna, che sono una bellissima coppia sia dal punto di vista professionale ma anche nella vita. Le loro carriere iniziano molto presto, dapprima separatamente, lui come cantante e tastierista dei Vox Populi, lei invece come cantante scoperta dal grande Pippo Baudo, come corista in Luna di Miele e poi solista in Bellezze al Bagno, fino al loro incontro nel 1992, a seguito del quale la bellissima voce di lei, meravigliosa e affascinante, e le melodie ricercate di lui danno vita qualche anno dopo a un meraviglioso duo destinato a restare negli annali della storia della musica italiana. Da lì un successo dietro l'altro: nel 1996 la loro prima partecipazione al Festival di Sanremo, nel 97 ci ritornano e non solo ci tornano ma portano a casa anche una meravigliosa vittoria, un Leone d'Oro e un Leone d'Argento anche come autori, e a seguito di Sanremo anche la partecipazione all'Eurosong Vision Contest a Dublino e da lì una tournée internazionale che li farà conoscere ed apprezzare ed amare anche all'estero. Tante le loro produzioni, iniziando dal Cerchio Magico del Mondo, il loro album portato proprio a Sanremo che contiene Fiumi di Parole, il brano vincitore di Sanremo, e già questo vi farà capire di chi si tratta, ma non è l'unico disco che hanno realizzato, Linguaggi Universali, Siedi Ascolta, tantissime produzioni fino ai loro ultimi lavori, Non aver paura di chiamare l'amore, nato durante la pandemia, che vanta anche una bellissima featuring, ma non vi anticipo nulla perché ce lo diranno loro, e il disco Voglio emozionarmi ancora, il cui singolo omonimo è tra l'altro anche in promozione radio. Ma non finisce qui, perché i nostri ospiti sono anche molto molto attivi a livello progettuale, basti pensare al progetto Locali d'Autore, basti pensare al progetto Artisti nelle Scuole, si occupano infatti della formazione di tanti giovani artisti, le collaborazioni con la Fondazione Rita Levi Montalcini, le collaborazioni con la Fondazione di Mike Buongiorno, e se questo ancora non dovesse bastare aggiungo anche la partecipazione Talent Oroma più insieme con il vocal coach Michele Zarrillo, poi lei che si fa davvero apprezzare come imitatrice, grandissima interprete per le sue capacità tecniche anche a tale quale show, interpretando tantissime canzoni di altrettante colleghe straordinarie, come straordinaria e tra l'altro anche lei. E aggiungo un'ultima cosa che approfondiremo anche durante questa intervista, hanno ideato e conducono un format che porta il loro nome. Se ancora non fosse chiaro, abbiamo in collegamento con noi Fabio Ricci e Alessandra Drusian, in arte i Gialisse. Bellissima, grazie a tutti e arrivederci. Fantastica, sei fantastica. Ciao ragazzi, io sono felicissima.
Sono felicissima di avervi qui, non vedevo l'ora di intervistarvi perché insomma noi di RTM andiamo alla ricerca di queste realtà meravigliose. Ovviamente voi siete già conosciuti, però ci piace un po' entrare nelle case dei nostri ospiti. Come state? Allora, noi ringraziando Dio stiamo bene, siamo a casa come tanti del resto e cerchiamo di cavarcela. Come stai tu invece anche? Io diciamo che sto bene e noi di RTM abbiamo deciso proprio in piena pandemia di partire con questo format, visto che è tutto fermo purtroppo, i concerti e quant'altro, proprio per approfittare di raccontare tante meravigliose realtà, quali ad esempio la vostra. Quindi vi ringrazio già per aver accettato il nostro invito, ripercorreremo insieme tutta questa carriera. Ma mi piacerebbe un attimino fare un attimo un passo indietro. Diciamo mi piace di voi che siete riusciti sempre a ritagliarvi un posto nella musica, avete mantenuto un bellissimo rapporto con il pubblico, io ne sono felicissima, ho sempre ammirato la vostra tenacia e la vostra determinazione. Ecco, ma chi erano i Gialisse prima di diventare Gialisse? Come vi siete conosciuti? Beh, io ero una cantante solista interprete che partecipava a un sacco di concorsi paesani e che si divertiva veramente a lavorare a giocare in quel periodo con la musica, perché ancora non sapevo che avrei percorso questa strada, anche se comunque il desiderio più grande che avevo nella testa era quello di partecipare a Sanremo. Però sai, era sempre un sogno e quindi di conseguenza lo mettevo lì in quel cassetto, non pensavo di poterlo anche realizzare. E niente, io poi ho compilato una cartolina che era inserita all'interno del Radio Corriere TV insieme ad una mia zia che mi ha incitato a fare questa cosa per partecipare alle selezioni di Gran Premio, questo programma condotto da Pippo Baudo, forse uno dei primi talent show dove venivano coinvolti tantissimi artisti, da cantanti, ballerini, comici, fashion style, insomma un po' di tutto c'era, musicisti, classici, moderni, gruppi, e quindi ho partecipato a questi provini e piano piano sono sempre andata più avanti, ho sempre fatto passato i turni fino ad arrivare a Roma. A Roma, ovviamente, all'interno degli autori del programma c'era anche Sergio Bardotti che si occupava della parte musicale. Sergio conosceva Fabio e nell'estate del 90 ci ha fatto incontrare, quindi è stato nostro cupido, perché Fabio doveva scrivere le canzoni per me perché dovevo diventare una star. E tu invece, Fabio? Io nasco da due genitori commercianti che avevano un bar a Sì, te Roma. l'hai presa proprio comoda adesso, E cioè. quindi no, beh no, dico semplicemente faccio un passo, un piccolo passo indietro. Io a 13 anni ho iniziato ad avere l'innamoramento per le tastiere, a 14 già ero nelle varie cantine romane a suonare, a strimpellare con i sintetizzatori, con i musicisti e quindi a farmi le ossa. E quando ho conosciuto Alessandra, appunto, avevo chiesto a Bardotti di partecipare al Gran Premio. Mi hanno presentato Bardotti per partecipare al Gran Premio, però ormai era troppo tardi. Allora gli ho presentato le mie canzoni perché dopo l'esperienza con i Vox Populi, che hai citato e ti ringrazio, nell'85 noi abbiamo fatto questo esperimento. Io cantavo un brano in inglese, in un maxi single che è stato distribuito e che quindi insomma si è anche abbastanza sentito perché c'era la prima Radio Dimensione Suono che stava nascendo con le edizioni Ritzland quando ancora la radio era all'interno dell'Hotel Ritz proprio a Roma, ai Parioli, e quindi insomma è stato un esperimento per me bello, interessante in inglese. Poi però ho iniziato a scrivere in italiano, quindi mi presentavo come cantautore. Ho conosciuto Sergio e Sergio mi disse: guarda, c'è Alessandra, secondo me per il momento riusciamo a lavorare con i due brani su Alessandra perché sicuramente si può fare qualcosa di bello. E poi da lì è nata tutta l'attesa anche del ritorno di Alessandra, che perché per 2 anni, dal 90 al 92, Alessandra è rimasta su. E io continuavo ad essere il cantautore che proponeva i propri progetti. Poi quando nel 92 è tornata giù, ci siamo anche innamorati, e
E quindi da lì abbiamo iniziato a lavorare prima su Alessandra per capire se c'era la possibilità di poter uscire, far uscire Alessandra come solista, quindi cercando anche brani di altri, siamo andati a cercare anche da altri autori, quindi, però abbiamo iniziato a collaborare insieme. E poi quando abbiamo visto che anche le case discografiche ci dicevano che la donna da sola in questo momento non vende, bisogna cercare alternative, allora abbiamo detto, beh, facciamo un duo. E da quel momento, sempre da indipendenti, perché noi abbiamo visto sempre la vita, quando le porte delle case discografiche si chiudevano, non ci aprivano neanche, perché erano quelle famose cassette, quei famosi demo che si fermavano sulla scrivania e diventavano la pila di cassette e nessuno mai andava ad ascoltare, se non se eri segnalato, già le cose potevano cambiare. Ma noi eravamo due ragazzi che cercavano una strada. Poi con Sergio Bardotti noi non abbiamo più continuato, perché Sergio ha iniziato a lavorare con Baudo fortemente anche all'interno della televisione, quindi ha lasciato la sua produzione musicale per occuparsi della televisione. Ricordiamo che insomma lui ha collaborato con Sergio Endrigo, con Ornella Vanoni, con Chico Buarque, quindi ha scritto con Lucio Dalla delle canzoni splendide. Però in quel momento lui è entrato nel percorso televisivo, invece noi stavamo partendo proprio, stiamo cercando la nostra identità musicale. E nascono così i Gialisse, questo nome particolarissimo, molto bello. Io credo che sia stata forse un'idea di Alessandra ispirata alla serie dei Robinson, o sto dicendo qualcosa di non corretto? No, è reale, perché io guardavo i Robinson e c'era la figlia del dottor Robinson che all'università condivideva la stanza con una ragazza che si chiamava Gialissa. E da lì mi sono innamorata di questo nome, pensando al nome da dare alla nostra prima figlia. Invece Fabio ha avuto l'intuizione, no, visto che stiamo cercando il nome del duo, approfittiamo, no? Togli la, metti la E, è diventato Gialisse. E tra l'altro poi, senza saperlo, vi siete ritrovati ad avere un nome che ha un significato molto più profondo, grazie ad uno scrittore iracheno. Sì, stranamente un giorno ci siamo incontrati, credo che fosse nel 2005, noi eravamo a Gioia del Colle a fare una presentazione parlando di guerra e di pace, in una serata molto interessante, molto importante, con diversi artisti, e c'era Younis Tawfik, poeta italo-iracheno, presente, che quando ci vide ci disse, ma voi sapete cosa significa in lingua araba il vostro nome Gialisse? Ha un significato ben preciso, stasera scriverò un testo per voi di una canzone, e vi spiegherò anche, vi farò la prefazione del vostro prossimo album, perché stavamo preparando appunto l'album nuovo che poi è diventato Sia di Ascolta, e vi spiegherò che cosa significa. Quindi da una radice araba che è Jalisa, che è una delle donne delle Mille e Una Notte, Jalis, che invece significa siediti, stai seduto, lui ha fatto questo, poeticamente ha fatto questo, ha dato questa spiegazione che praticamente Gialisse significa siediti e ascolta, cioè vieni a casa nostra, accomodati, ti intratterremo con le parole, con la poesia e con la musica. E quindi penso che sia un bellissimo segnale di accoglienza, di scambio, di apertura, di avere e dare con il pubblico e quindi far arrivare il pubblico anche a casa nostra. E ce lo siamo portato dietro sempre questo valore, tant'è che, come dicevi prima, anche Casa e Bottega Gialisse, queste iniziative, questi format che noi stiamo facendo ultimamente, sono proprio quelle di accoglienza, di andare incontro al pubblico e portarlo a noi. Ascolta Fabio, ascolta Alessandra, 1996-1997 sono stati degli anni molto importanti per voi, sono stati in qualche modo gli anni della svolta, vi hanno fatto conoscere e apprezzare del grande pubblico, una partecipazione al Festival di Sanremo, una vittoria nel 97 con Fiumi di Parole, una bella tournée dopo l'Eurosong Contest. Ecco, la cosa che vi chiedo, cosa vi portate nel cuore dell'esperienza sanremese, di tutto ciò che c'è stato dopo, insomma? Perché è stato un percorso sempre in salita, insomma, una soddisfazione dietro l'altra. Hai detto bene, in salita, posso? Sì. Hai detto benissimo, in salita. Intanto grazie perché hai citato anche il secondo premio, quello agli autori. Che però noi non abbiamo qui perché c'era la nostra collaboratrice dell'epoca, che era appunto Carmen Di Domenico, che ha scritto anche lei parte dell'album, tra cui anche Fiumi di Parole. Noi, come vedi qui dietro, abbiamo quello che viene dato agli artisti e alla canzone, cioè il premio del festival. Il vincitore, perché Carmen Di Domenico, come diceva Alessandra, è appunto stata poi la terza Gialisse, nel senso che noi avevamo creato un'etichetta, io e Alessandra, proprio per essere indipendenti, poi è subentrata Carmen,
e con lei ci siamo preparati per arrivare fino al Festival di Sanremo, coautrice anche di Fiumi di Parole e del Cerchio Magico del Mondo, quindi parte dei brani. Cosa ci portiamo? Beh, ci portiamo gioia e dolori, perché dopo la vittoria del Festival noi abbiamo avuto da parte degli addetti ai lavori, da parte di tutto il meccanismo professionale, veramente un grande ostracismo che ancora oggi, devo dirti, ogni tanto raffiora, torna a galla e poi noi cerchiamo sempre di sedare. Perché, di mettere un coperchio. Perché in realtà noi siamo così. E, forse non si aspettavano la nostra vittoria, l'abbiamo scoperto anche dopo, forse l'abbiamo anche un po' intuito negli anni, ma abbiamo avuto poi delle certezze insomma. Ci è stato confessato anche da diversi personaggi, diversi anche produttori, ma soprattutto Gigi Resigna, quando uscì con un libro, disse appunto che insomma su di noi è stata fatta una grande cattiveria, perché abbiamo un po' rotto il Festival in due, separato il Festival, quello che era fatto, pensa alla prefazione di questo libro di Gigi Resigna, che purtroppo non c'è più, però ha lasciato una bellissima testimonianza. La prefazione era scritta da Antonio Ricci di Striscia la Notizia, e diceva: Sanremo si divide in AJ e PJ. AJ sta per Ante Giallisse e PJ per Post Giallisse. Quindi come se noi fossimo veramente il cuneo che divide un mondo fatto di tante cose all'inizio, schede del Tot Whip, di tante storie, e poi con l'arrivo nostro e la vittoria nostra, la rottura nostra, l'avvento dei talent. Quindi immediatamente un percorso completamente diverso. Io che perdo il tuo rispetto, sarebbe meglio un addio. È come in un film, il classico film, dove lei farà la pazzia. Fiumi di parole, fiumi di parole. Noi non abbiamo mai voluto fare questo, noi ci eravamo due artisti che arrivavano a vincere. Quindi io penso che quello che è successo a noi, e che noi abbiamo sempre voluto bonificare, e siamo riusciti anche in gran parte a bonificare solo ed esclusivamente con la nostra faccia e con la nostra musica, quello che è successo a noi è quella di un italiano normale, che credo che ce ne siano tanti come noi. Infatti molto spesso noi diciamo: ah, ci sono tanti giallisti come noi, no? Siamo tutti un po' giallisti, nel senso che c'è sempre qualcuno che per invidia o per cattiveria, oppure per qualcosa che non va giù, oppure perché sei entrato in un gioco che non dovevi entrare, c'è sempre qualcuno che non accetta a volte anche il volere del popolo, perché noi se abbiamo vinto perché ci ha chiamato il popolo a vincere, non perché noi dovevamo passare tra i big e ci siamo impegnati con una canzone, con un'orchestra, con un brano, con un'organizzazione nostra, da indiani, da nativi, da persone semplici che arrivano là con la busta della spesa, col cestino, con la cassettina, quando invece c'erano artisti spinti magari da produzioni più, insomma, anche costose, o da major che investivano sopra. Noi siamo arrivati lì come produttori, discografici, editori, arrangiatori quasi, e alla fine eravamo artisti sul palco, ma tutta la struttura era la nostra, solo distribuiti dalla Sony, ma la distribuzione della Sony non contava, era soltanto il fatto fisico di avere il CD in vendita e il regolamento da rispettare, perché richiedeva una distribuzione di una major. Allora, Fabio e Alessandra, è la prima volta che faccio la nostra vita, ma ti assicuro che prima noi avevamo paura, avevamo timore di questo accanimento negativo. E per un momento ci siamo, a noi poi addirittura siamo andati all'estero, abbiamo fatto le nostre tournée, siamo tornati in Italia, abbiamo detto: adesso la cosa che dobbiamo sistemare è la corazza intorno a noi, nessuno può trattarci male, perché la dignità di un uomo credo e di una donna credo che siano alla base, siano fondamentali su qualsiasi tipo di lavoro, che sia un maniscalco, che sia un operaio, che sia un professore, che sia un musicista, perché fare la musica è lavoro. Questo per noi, almeno siamo piccoli artigiani, abbiamo un'etichetta e quindi noi investiamo e lavoriamo sulla musica, ed è la nostra unica fonte di sopravvivenza. Quindi io credo che la prima cosa di un uomo e di una donna siano la dignità, il rispetto di chi hai davanti e di come ti comporti con queste persone. Quindi abbiamo deciso di fare una nostra famiglia, l'avevamo già pensato nel 92 quando ci siamo incontrati, abbiamo detto: adesso ripartiamo dalle nostre basi, costruiamo la nostra fortezza e continuiamo a rispondere a forza di musica, e oggi siamo qui.
E noi di RTM siamo felicissimi di questo, perché come ho già detto in fase di presentazione, io vi ammiro molto per la vostra tenacia e determinazione. E spesso quando c'è una produzione indipendente c'è sempre un sistema intorno che in qualche modo è spaventato dalla qualità. Ecco, sembra sempre una cosa scontata, però non lo è. Pensa che da allora quel sistema lì, che era quello di dare la possibilità ad un emergente di arrivare durante la settimana, passare tra i big e poi vincere, quel sistema lì non è stato più adottato perché sarebbe stato ancora scomodo. Oppure la Doxa, che era l'agenzia che curava anche i sondaggi, da quell'anno più non è più arrivata. Quindi sono stati tanti cambiamenti, però ogni organizzazione fa dei cambiamenti a Sanremo, ovviamente, quindi non è molto selettivo relativamente a chi lo presenta e alla produzione che prende in gestione, il Sanremo, insomma. Io dico che ha sempre ragione il pubblico. Se il pubblico canta la vostra canzone è perché meritavate di vincere. Qui lo dico e continuerò a confermarlo. Ha sempre ragione il pubblico. Il pubblico è dalla vostra parte. Quindi possiamo stare sereni e tranquilli. Anzi, vi dirò di più. Passiamo subito a parlare del vostro ultimo e bellissimo lavoro, Non aver paura di chiamar l'amore. Un bellissimo brano nato e uscito proprio in piena pandemia, che fa da apripista all'album Voglio emozionarmi ancora. Un brano che è molto particolare, ecco, che porta il nome della vostra commedia musicale, con sonorità forti e decise, grazie alla voce calda, potente di Alessandra, che ben si sposa con le melodie originali di Fabio. Tu non aver paura di chiamarlo amore, anche se nasconde dentro un suo dolore. Forse è più difficile spiegarti quello che ti voglio. Ecco, un mix che rende il brano decisamente interessante grazie a una featuring con una band metal, quindi questa è una cosa, i Teodasia se non erro si chiamano, è una caratteristica che mi ha molto colpito, ma non è la sola, ecco perché io ho notato che questo brano è un po' controcorrente, non solo per questa scelta, ma anche per la scelta di fondere il vostro sound con le opere di due maestri pasticceri. Ecco, che hanno Nicola utilizzato. Giotti e Damaride Russi sono due. Nicola Giotti, poi insomma, un pugliese doc, un pasticcere eccezionale che ci ha regalato queste sculture in ghiaccio aerografate, insieme a Damaride Russi, che è un'altra pasticcere, tra l'altro è biologa, se non Biologa, ricordo sì, male, di biologa. Torino. Quindi hanno creato e hanno incastonato questa perla preziosa all'interno di questo nostro video, dando il calore, scambiando il calore con il ghiaccio e scaldando il ghiaccio con il freddo del metal, cioè è un rincorrersi. È un pugliese Rincorrersi doc, perché di Giovinazzo, Giovinazzo, no? sì, di Giovinazzo. È comunque un rincorrersi di sensazioni, di emozioni, e quindi un momento ti viene il brivido, un momento ti viene il caldo, il calore, quindi è tutto un lavoro particolare. Quindi il metal, questa musica molto forte, molto grintosa, che contrapposto alla mia voce, che comunque è una voce calda, piena, classica, e quindi c'è queste contaminazioni. E effettivamente, come dici tu, non è una scelta normale, è originale, perché appunto in un periodo dove tutti quanti pensano di fare featuring con artisti che fanno, non so, reggaeton, oppure queste tipologie di
di ambienti musicali che vanno in questo periodo, noi andiamo totalmente da un'altra parte, perché pensiamo che dobbiamo anche realizzare un po' i nostri sogni, perché il sogno della band metal era un sogno che avevamo già da diverso tempo, e avendo trovato anche questo brano che poteva benissimo sposare questa tipologia d'arrangiamento, abbiamo cercato questi tre ragazzi che abitano appunto in Veneto, vicino a noi, e loro inizialmente hanno sgranato gli occhi e dire: i giallisti che vogliono fare metal, ma voi sono impazziti. Poi hanno sentito il brano e hanno detto: sì, ci sta, facciamo questa scommessa. E nel giro di 48 ore abbiamo registrato in sala basso, batteria, chitarra, io ho messo la voce, Fabio ha messo anche lui la voce, il giorno dopo è stato missato e prodotto finito. Quindi vuol dire che c'è stata proprio questa energia positiva tra tutti quanti noi, questa sinergia per far sì che il brano uscisse bene, andasse tutto liscio come l'olio. Diciamo che anche loro sono tre musicisti eccezionali, perché una volta che gli abbiamo dato le parti, loro hanno lavorato mettendo la loro creatività metal, gli abbiamo spiegato come nel brano, e in un giorno veramente abbiamo registrato. Ma loro sono musicisti che hanno aperto concerti agli Epica, ai Nightwish, ai Lacuna Coil, sparsi in tutta Europa, quindi cioè, è gente che suona. Quindi quando senti che ci sono ragazzi in gamba, allora quello è il momento di poter realizzare un sogno. A novembre 2020 arriva invece Voglio emozionarmi ancora, che contiene 10 tracce, tra cui il singolo omonimo attualmente in promozione nelle radio, che voi avete definito come un inno alla vita. Vi va di parlarci un po' di questo lavoro che mi pare sia stato scritto a quattro mani? Allora, intanto te lo faccio vedere, eccolo qui. Questo è il nostro disco che appunto è uscito a novembre e che porta il titolo del singolo Voglio emozionarmi ancora. Scritto a quattro mani perché l'abbiamo appunto, anche se i pensieri di alcuni brani venivano già da prima di questo fermo che ci hanno costretto a fare, abbiamo approfittato del tempo che ci è stato dato per sistemare, per assemblare tutto quanto, per creare anche nuove canzoni e quindi dare vita a questo album. L'abbiamo fatto a quattro mani perché eravamo a casa, quindi grazie alla tecnologia attuale, con un computer, una tastiera collegata al computer, un microfono, una scheda audio, siamo riusciti a registrare il tutto, carta e penna per scrivere testi, e tra un pranzo e una raccolta di pomodorini o di more, cioè quindi ce l'abbiamo presa comoda, quindi abbiamo veramente Bucolica. Respirato... La nostra vita, perché proprio c'è la nostra vita là dentro, i nostri sentimenti, la nostra semplicità, il nostro modo di essere. Abbiamo cercato di farlo come volevamo noi e quindi c'è stato tutto il nostro amore preso con i tempi giusti, con i momenti giusti. A volte addirittura bastava che cantare una volta sola, buona la prima, perché poi se ci ragioni troppo sopra, le cose troppo ragionate poi alla fine vengono un po' troppo forzate, quindi a volte è anche buona la prima. E anche perché sono, come dicevate, sono veramente 10 emozioni nostre, intime, personali, vissute durante il lockdown, guardate attraverso le serate che facevamo in diretta streaming, ascoltate anche al telegiornale. Ci sono due brani che hanno un significato molto forte in questo album. I due brani sono uno dedicato ai nonni, Speranza in un fiore, quei nonni che ci hanno sempre accarezzato, ci hanno dato la paghetta, ci hanno coccolato, ci hanno fatto la merendina, ci sono stati vicini per i compiti, ci hanno accompagnato a scuola, e che però purtroppo con questo Covid a volte non siamo riusciti neanche a salutare o a dargli un bacio. Quindi c'è questo dialogo tra una persona ed un fioraio, dove si raccontano appunto l'importanza di queste figure eccezionali. E l'altro invece è un brano, anche questo, insomma, intenso, ecco, forse il termine giusto, come contenuti, perché parla, è un punto di vista, cioè abbiamo messo un occhio su i genitori di Bibiano, questa storia tremenda dove vediamo due genitori che entrano all'interno della loro casa in bianco e nero, dove non sentono più le rida, gli scherzi, le corse del loro figlio, e quindi abbiamo cercato in punta di piedi, non si riesce mai a calarsi nei panni di un genitore in quelle condizioni, ma
abbiamo cercato con un po' di sensibilità, della nostra sensibilità, di accendere una luce all'interno di questa casa e di dare la speranza, perché comunque tutti i nostri brani finiscono comunque con una luce di speranza, di opportunità, illuminazione, insomma, su quello che può essere anche un momento triste o buio della vita. È sicuramente una tematica molto molto forte, quindi è stata anche una brutta pagina di cronaca, quindi mi fa piacere che voi abbiate voluto dedicare una canzone in tal senso, e ci mancava e ci voleva, quindi grazie. Si chiama Immobili il brano, tra l'altro, Immobili si chiama. Quindi grazie per questo bellissimo messaggio che avete, insomma, voluto mandare con questo brano. Sai Laura, noi siamo genitori, cioè siamo artisti ma siamo anche genitori, quindi scriviamo le nostre canzoni, partecipiamo anche con altre persone quando entrano nel nostro mondo o con noi in quello, e ci rispecchiamo in quello degli altri e si creano quelle collaborazioni che immediate. E per forza tu devi parlare anche di cose che ti accadono, che ti stanno a fianco, non puoi parlare solo d'amore o di che bello, va anche cercato l'aiuto a quelle persone che hanno difficoltà. Tra i vari progetti che abbiamo fatto, tu ne hai citati tanti, ne abbiamo fatto uno con l'Advar, che è un hospice di Treviso, dove purtroppo ospita persone che stanno malissimo, malati terminali, e abbiamo fatto un progetto molto bello di aiuto per persone che sono in cura, ma anche per quelle persone che sono uscite fuori da questo trauma terribile, ma anche per tutti gli altri che magari anche genitori o persone che si possono trovare in questa condizione. Quindi abbiamo musicato i testi di volontari, di medici, di persone che sono uscite fuori dalla malattia, e ci hanno scritto delle poesie bellissime e le abbiamo musicate. Questo è accaduto circa una decina d'anni fa, più o meno, ed è stato molto bello perché poi un gruppo di dottori musicisti hanno fatto dei concerti proprio cantando queste canzoni, e quindi vedi, la musica serve anche a questo, non serve soltanto a divertire, a lasciare, però ci sono anche canzoni che fanno divertire dentro l'album, assolutamente sì, però bisogna anche trovare, no, degli spazi dove poter collocare delle sensazioni, visto che questo è un album dove noi raccontiamo le emozioni sono belle, sono brutte, sono drammatiche, ma sono anche gioiose, quindi ci sono tante emozioni che si vivono nell'arco della vita. E questi sono i due punti forti che noi abbiamo voluto evidenziare, perché sono molto vicini a noi. Certo, in qualche modo quella del cantautore è anche una missione, no? Raccontare anche le cose brutte, non solo le cose belle. Da artisti e produttori indipendenti, in questi anni vi siete dedicati a tantissimi progetti nei quali avete messo a disposizione tutta la vostra esperienza accumulata nel campo. Mi riferisco in maniera particolare al progetto Locali Tour d'Autore e sia a Artisti nelle Scuole, dove appunto mirate un po' a stimolare la creatività. Dato che oggi il mondo della discografia è un po' quello che è, non si vendono più dischi, lo sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, non ci sono più talent scout, non si investe più nella musica, ecco, credo che una figura come la vostra sia molto importante, sia un importante punto di riferimento per i giovani e anche per i cantautori che in qualche modo non sanno come muoversi, insomma, in questo settore, perché diciamoci la verità, la promozione è sempre la parte più difficile, no? Cosa significa per voi interfacciarvi con queste realtà, sia con i giovanissimi, sia con chi magari ha esperienza cantautorale ma non ha esperienza discografica? Com'è per voi questo aspetto? Parlo sempre io oggi. No, non vuole parlare Alessandro, sono un cacchierone, poi no, questa è tua. Ma dunque. No, perché so che ci tieni a certe cose, no. E quindi... Per l'amor di Dio, io sono stato uno dei delegati del nuovo IMAI e sono felicissimo di essere stato tra quel gruppo, in quel gruppo che ha permesso di erogare 20 milioni di euro a tutti gli artisti iscritti al nuovo IMAI che in questo periodo di Covid hanno avuto problemi proprio di vita, di quotidianità. E il nuovo IMAI è un'associazione che tutela gli artisti, interpreti ed esecutori, ed è un vanto per noi artisti, perché gli artisti aiutano gli artisti.
cosa dire? Io vabbè, sono anche uno dei responsabili per quanto riguarda l'ACEP, che si occupa invece di cantautori, produttori ed editori. Cosa dire? Cosa possiamo dire oggi a questi ragazzi? Il punto di riferimento è importante quello che stai dicendo, nel senso che ci metti in una posizione che noi magari ce l'abbiamo ma non la prendiamo in considerazione. Possiamo dare la nostra esperienza. La nostra esperienza, che lo diciamo spesso a tutti i ragazzi quando facciamo anche delle masterclass, quando ci incontriamo, siamo ospiti oppure abbiamo dei giovani che ci chiedono delle informazioni. Io credo che la prima cosa che deve fare un ragazzo oggi che presenta a se stessi i propri prodotti, prima di tutto deve badare alla qualità. Perché mentre prima avevamo i produttori che ci davano, ci finanziavano, le case discografiche ci finanziavano, e quindi il produttore ci metteva a disposizione di un autore, di un paroliere, di un arrangiatore, di un fonico, di un musicista, di un chitarrista, di un compositore nel caso fossi un interprete, e oggi non ci sono più perché c'è la crisi e il discografico ha difficoltà a investire per poter ritornare anche addirittura dell'investimento. A meno che non si faccia un discorso legato anche al live, ma come vedi anche il live adesso sta avendo problemi. Quindi la prima cosa da fare è, comunque un discografico non ti prenderà mai dal basso dicendo ti sai cantare bene, vai, vieni che tentiamo la strada. Purtroppo sono finiti questi tempi, quindi oggi quello che devi fare è, tu artista giovane, prepararti, studiare, preparare una tua presentazione, un tuo biglietto di visita, curato nel massimo dei dettagli. Non devi avere soltanto un bel video, tu devi avere un contenuto dentro, realizzato bene, cantato bene, sistemato bene, arrangiato bene, magari confrontandoti anche con chi fa questo mestiere, prendendolo come consulenza, perché non è vero che non ci sono più i discografici, ci sono, non investono come produttori ma diventano consulenti, quindi lavorano per l'artista, che è un ruolo diverso, dove addirittura il discografico diventa consulente, quindi chiede una collaborazione all'artista, o meglio, è l'artista che lo chiede al produttore, però il produttore dice io ti do la consulenza, e quindi c'è un pagamento dall'artista, cioè l'artista deve investire, e allora se io sono artista che investo divento un produttore, cioè quindi il prodotto è un prodotto mio, quindi diventando mio io devo riconoscere delle figure professionali, cioè cosa fa l'editore, cosa fa il produttore, cosa sono i diritti connessi, cosa sono i diritti d'immagine, tutta una serie di situazioni che mi permettono di, oltre a essere gestore artistico, sono anche un gestore amministrativo, tra virgolette, di quello che è il mio prodotto che porto avanti. Nel momento in cui io poi ho visibilità, allora potrebbe affacciarsi un discografico, perché già incomincio a vedere i numeri, quindi i numeri che sono purtroppo oggi i followers o gli streaming, che non sono quelli acquisiti ma sono quelli oggettivi, e quindi da quel momento in poi allora le cose possono cambiare, e questi numeri sono quelli che oggi ci fanno caso gli editori televisivi, perché ovviamente un ragazzo che ha tanti followers ovviamente all'editore televisivo interessa, perché aumentano l'audience, aumentano anche gli eventuali streaming una volta che ci sarà la produzione, eccetera. Quindi i giovani oggi sono produttori di se stessi, devono lavorare su un prodotto di qualità molto molto alto, perché c'è tanta tanta roba che sta uscendo, tantissima, non c'è spazio per tutti, ma la prima cosa che bisogna fare è confrontarsi, incontrare, vedere, stare sul palco, suonare, cercare di farsi rispettare anche suonando, non ci si va gratis mai, anche poco bisogna prenderlo, ma si deve prendere, perché è un lavoro, esatto. Ricordiamocelo sempre, perché c'è un PIL che produce la musica che non è poco, e poi avere la fortuna di essere ospitati su radio come la vostra e la televisione come la vostra, avere la possibilità di avere questi canali, e voi vi ringraziamo, perché il circuito televisivo e radiofonico sono dei circuiti importantissimi e fondamentali per i giovani, perché permettono di far conoscere, sembra poco, sembra pochissimo, ma in realtà è esserci continuamente e laddove è possibile, ovunque, scegliendo chiaramente, bisogna sempre fare di tutto, però scegliendo dei canali e portando avanti un prodotto che sia un prodotto qualitativamente credibile, nel quale io ci devo credere, che mi sta addosso bene e che non è fatto solo di immagine, non serve l'immagine, cioè non serve la Lamborghini, intendo dire macchina, oppure l'aereo, no, che adesso si affittano sti aerei per fare fotografie, ecco, allora, cioè bisogna avere la canzone,
quando si ha la canzone, allora si incomincia, nonostante con la canzone ci possa essere intanto un prodotto valido, non è detto che nonostante la canzone sia valida non possa accadere qualcosa, perché c'è tanto prodotto. Ci vuole il classico lato B, basta. Ah beh, anche quello. A volte neanche quello basta, perché noi abbiamo sempre sentito tanta gente che dice oggi se uscisse Sting o Ramazzotti o Battisti farebbe fatica, perché sono l'evoluzione dei tempi, è questa. Anche i circuiti che sono abbastanza chiusi, no? Quindi è difficile poi trovare spazi, quindi in qualche modo. È vero. Ma a proposito di audience, a proposito di numeri, ecco, andiamo al 2018. Ora mai più, Alessandra e Fabio partecipano a questo talent show con vocal coach Michele Zarrillo. Ecco, la domanda che vi faccio è: com'è stato lavorare con lui, ma soprattutto che effetto vi ha fatto scoprire che il pubblico non vi ha mai dimenticati, anzi vi ha letteralmente coperto col suo affetto, e lo dimostra anche il fatto che siete arrivati secondi, mica male. Infatti, meno male. Beh, meno male che siamo arrivati secondi, perché non saremmo mai voluti arrivare primi, credi? se per caso, le votazioni sono alte, arriviamo noi primi, non veniamo. Non accettiamo. Stiamo a casa, la finale la passiamo a casa. Esatto. No, beh, penso sia stato l'orgoglio più grande sapere che tante persone ci hanno sempre voluto bene e tante altre si sono aggiunte. Tra l'altro, proprio in quel periodo sono nate le Giallisse Tribù, che sono questi ragazzi che spontaneamente hanno aperto queste pagine, chi a Lodi, chi a Varese, chi a Reggio Emilia, chi a Ferrara, chi giù in Calabria, chi in Puglia, insomma in giro per l'Italia, sparsi addirittura in Spagna, e hanno aperto a Roma, Ostia, e hanno aperto queste pagine dove praticamente appena noi mettiamo fuori uno spillo, devi sapere che questo spillo diventa una montagna, perché loro cominciano a postare, a ripostare, sono fantastici, veramente fantastici, e poi vabbè tutto il pubblico che ci ha veramente aspettato e l'abbiamo sentito fortemente questo calore che abbiamo ricevuto durante Ora Mai Più. Quindi penso sia una gioia grande per un artista sapere di non essere stato dimenticato e di essere rimasto nei cuori delle persone. Infatti voglio emozionarmi ancora, parla proprio di questa grande emozione che ne abbiamo avuto nel 97 con la vittoria di Fiumi di Parole e il fatto che siamo entrati nelle case della gente, delle persone che ci hanno veramente accolto con a braccia aperte e da allora non ci hanno mai dimenticato. Io sono felicissima di questo. Non avevo dubbi, perché insomma Fiumi di Parole la cantiamo praticamente tutti, ecco perché ho detto in fase di presentazione un duo destinato a restare negli annali della storia della musica italiana. Non è un caso che ho affermato questa cosa. Grazie. Ascoltami Alessandra, questa domanda la faccio a te visto che ci sei andata da sola a tale e quale show. E ci ha lasciato a bocca aperta di puntata in puntata, interpretando tantissime colleghe straordinarie, dando prova, anzi lo sapevamo già, semmai è stata una conferma delle tue capacità tecniche ed interpretative, ma la cosa che ci ha sicuramente stupiti è la tua capacità di imitare, insomma di entrare poi proprio nel personaggio, e non è che sono stati proprio personaggi facilissimi, da Debbie Harry ad Adele Ruggero, Ammina, insomma tanti personaggi. C'è Tempest, l'uomo fatto. C'è un personaggio che ti ha dato particolarmente filo da torcere, sicuramente non per le tue capacità tecniche, perché insomma con la tua voce puoi fare qualsiasi cosa, più che altro magari per i colori della voce in maniera particolare qualche personaggio, non lo so. Allora, c'è stato forse l'ultimo che ho fatto, che è stata appunto Marcella Bella. Lei ha una voce molto particolare, difficilmente imitabile. Poi c'è quel graffiato leggero all'interno della voce che io purtroppo non ho, perché ho una voce praticamente limpida. Infatti, quando dovevo fare questi fry, questi, mi diventava veramente difficile, perché io non è che ce l'ho proprio sempre di natura queste cose. È una voce praticamente pulita.
e quindi di conseguenza su certe cose ero anche un po' limitata e dovevo sforzarmi un pochino di più. E penso che Marcella sia stato il personaggio che... Ma io stessa ho detto no, mi dispiace, ma l'ho detto proprio alla giuria, non ci sono riuscita, non sono riuscita a entrare dentro, cosa che magari riuscivo bene o male a fare negli altri. Mi tuffavo durante la settimana, pensavo come loro, cercavo di camminare come loro, mi guardavo tutti i video possibili, immaginavi delle interviste, del loro pensiero, della loro filosofia, cioè cercavo di entrare proprio nel personaggio e non dico che vivevo la loro vita, perché in una settimana non è semplice, però capire almeno come la pensavano mi aiutava a entrare di più anche nei movimenti, nell'atteggiamento. Perché comunque non devi evitarlo soltanto vocalmente, ma devi essere personaggio. Nel momento in cui tu sei truccata e vestita, devi dimenticarti di quello che sei e tuffarti nel personaggio che stai imitando. Quindi ogni settimana io dedicavo appunto tantissimo tempo a questi video che andavo a cercare su YouTube, facevo tardissimo la notte, mentre lui dormiva, io continuavo a guardare, a cercare di incamerare tutto quanto. Però è stata una bellissima palestra che rifarei subito ad occhi chiusi, anche se faticosa, vabbè, ma ci sono lavori molto più faticosi di questo. Certo. Questo mi ha dato delle belle soddisfazioni, ringrazio Carlo per avermi accettato all'interno del suo cast, e poi è stato un bellissimo cast perché insomma divertentissimo, con Giovanni Vernia, con Andrea Cresti, poi c'era Matilde Brandi, poi c'era Vladimir Luxuria, quindi tante persone con le quali già avevo comunque fatto qualcosa, è stato bello anche ritrovarle, e quindi è stata una bellissima esperienza. E comunque Fabio, anche se non era lì, diciamo, sul palco vicino a me, era sempre presente, non mi ha mai abbandonato. Certo, perché c'era il giovedì sera, quando Alessandra registrava l'ascensore negli abiti civili, Carlo mi guardava, mi salutava, e dove sta Gialisso? E dove sta? L'ultima sera io mi sono presentato con una maglietta con la scritta "Saluta la Gialissa", perché lui diceva sempre "Saluta il Gialisso" e "Saluta la Gialissa". Io mi sono fatto stampare gli occhi di Alessandra, la bocca di Alessandra con la scritta "Saluta la Gialissa". Carlo Conti mi ha visto e mi ha detto "Fabio, vieni qua". E io sono andato in video, quindi si vede nell'ultima puntata che ci sono anch'io in mezzo. Del 2018. Ha riunito i Gialissi, insomma. Esatto. Quindi grazie Carlo Conti, perché è una persona eccezionale, veramente ci ha fatto un bellissimo regalo ad avere Alessandra e come diceva, a capire, a intercettare il fatto che il pubblico non ci ha mai abbandonato, non ci ha mai lasciato, e anzi abbiamo scoperto anche un pubblico molto giovane che si è avvicinato a noi, forse proprio perché le produzioni sono varie, come raccontavamo, quindi abbiamo avvicinato tanti generi. Perché la nostra firma non è un genere, la nostra firma è la voce di Alessandra, il contenuto dei testi e una melodia, che poi possa essere reggae, funky, jazz o metal, non è il genere musicale che avvicini, ma è il contenuto sul quale noi facciamo tanto caso. E siccome io vado a sbirciare anche sui social, ho visto che avete anche firmato la colonna sonora del docufilm L'incanto e la delizia. Ecco, un'altra bella soddisfazione, o mi sbaglio? Ma direi proprio di sì. Infatti stiamo facendo gli ultimi ritocchi alla colonna sonora, perché tra l'altro questo docufilm uscirà in primavera. E Francesco Zarzana ha scelto Non aver paura di chiamarlo amore come tema principale di questo docufilm, e noi siamo stati onorati di questa scelta, perché proprio non ce lo saremmo mai aspettati, insomma, una bella sorpresa è stata. Bella sorpresa, una bella sfida e anche una bella soddisfazione, perché lui è partito proprio da questo brano e su questo brano addirittura ha sviluppato una sceneggiatura finale che lo ha ispirato, e questo è ancora più un privilegio per noi, e poi l'idea di averci consegnato tutte le musiche inedite di questo docufilm, che è veramente un grande onore, e poi è un cast eccezionale, ma ne sentirete parlare. E a proposito di film, io so che Alessandra ha anche debuttato come attrice nella commedia musicale Emozioni per la regia di Sergio Iapino. Ho detto dove? Sì, è stata... Avevo appena, diciamo, Angelica aveva un anno, era il 2001, e ho ricevuto questa proposta di partecipare a questo musical, a questa commedia musicale,
Ecco, lì ho conosciuto appunto Vladimir Luxuria, che poi in diverse situazioni ci siamo ritrovati. E poi c'era Sabina Salerno, Amber Angiolini, Mirko Petrini, tra il cast quello proprio principale, e poi tantissimi ragazzi. E io sono entrata in punta di piedi in questa commedia che abbiamo portato in diversi teatri, tra cui Sistina. E siamo stati anche a Giuristici. Anche Buzzelli, anche siete stati? No. In Sicilia, a Taormina, veramente suggestivo quel posto. E parlava di una storia d'amore, ragazzi che si incontravano dopo tanti anni per questo matrimonio. C'era anche Stefano Zarfati, sì. Vedi che mi stavo dimenticando. E questo matrimonio tra Ambra e Stefano Zarfati, e ci incontriamo, ci rivediamo dopo tanto tempo, e le musiche che coronano tutta questa commedia sono le musiche di Battisti. 3 ore di spettacolo. Credimi, faticosi, quello veramente era faticoso, dove si ballava, si cantava, si recitava, si era quasi sempre in scena, e se non si era in scena si era dietro le quinte a fare i cori, quindi non c'erano sostituti, quindi dovevi stare sempre bene. È stata proprio un tour de force quello. Abbiamo debuttato alla Versiliana quell'anno. E sicura che non sei stata a Petruzzelli, mi ricordo. Siamo stati a Bari, ma c'era un teatro tenda, perché okay. La situazione non poteva, il Petruzzelli era troppo piccolo. E niente, insomma, è stata una bellissima esperienza. Sì, lo ricordo anch'io. I primi passi da attrice, va. La ricordo anch'io, perché io giravo con la carrozzina con Angelica, che aveva un anno, e la spupazzavo ovunque, la mela. Quando potevo andare a incontrare Alessandra, vedere, poi quando facevi viaggi lunghi, sono stato a Milano, a Roma, ma chiaramente giù in Sicilia, Napoli, no, qui... non era possibile, però quando era possibile... No, è stato forte quando abbiamo fatto una serata, una delle serate che abbiamo fatto a Sistina, è venuta Angelica, che aveva un anno e mezzo ormai, è venuta a vedermi, e quando sono entrata in scena ho sentito Angelica che diceva "Mamma!" che strillava, ho detto "Oddio, adesso cosa faccio?" C'è tutto silenzioso e lei "Mamma!" Ascolta Alessandro, e anche Fabio ovviamente, nel corso della vostra carriera avete realizzato tanti singoli e tanti album, dal Cerchio Magico del Mondo a Sei d'Ascolta, Linguaggio Universale, Luce e Pane, insomma, e tanti altri lavori. C'è qualche lavoro al quale siete più legati e perché? Ma in realtà, per quanto mi riguarda, io sono legata a tutti quanti i lavori, perché tutti hanno avuto una storia iniziale e hanno avuto un lieto fine, quindi credo che quando tu lavori ad una canzone che sai che è tua e non te la mettono addosso perché per forza la devi cantare, quella canzone ti dà determinate emozioni, ti fa ricordare determinati momenti, e per me qualsiasi canzone che noi abbiamo fatto rimane sempre nel cuore. Non c'è una classifica, ma se ti potessi dire forse la canzone che canterei sempre volentieri, al di là di Fiumi di Parole ovviamente, ma è Vivo, che è il primo brano che noi abbiamo, con il quale noi abbiamo debuttato come Giarisse, ma perché è una storia, una bella storia, una bellissima melodia, ma tutti comunque indistintamente sono brani che canterei senza problemi e porterei sempre avanti fortemente. Per quanto mi riguarda, poi per quanto riguarda Fabio Ricinoso. No, ma sono d'accordo con te, sono fotografie della nostra vita, sono fotografie dei momenti che sono momenti del tempo bello che non c'è più, diceva la canzone romanesca. Ma sai che c'è, che quando tu fai una partecipazione con la professoressa Rita Levi Montalcini e prendi un suo saggio e lo musichi, e poi canti questo in Linguaggio Universale davanti a lei su 3 teatri importantissimi, 2 dei quali nell'università romana, oppure con Maurizio Fabrizio musichi un brano legato ad un'iniziativa realizzata al carcere San Vittore con 7-8 detenuti che abbiamo incontrato per realizzare una sala prove all'interno di una cella voluto dalla Fondazione Mike Bongiorno, questa sala prove, e quindi una continua comunicazione insieme a loro. Il progetto con i bambini, con le scuole, quindi è nata una canzone, Ritornerà il futuro, è nata una canzone con le scuole aquilane subito dopo il tremendo disastro del terremoto, e quindi parlavamo appunto di artisti nelle scuole e cantatori nelle scuole, con una scuola di San Demetrio Mestini in provincia dell'Aquila. Il brano Tra rose e cielo con Yunis Taufik, che è arrivato fino
a Mosul, a Ninive, Sei desiderio con Paolo Audino, in Iraq, sottotitolato con le parole in arabo, dove le donne arabe si sono ritrovate in questo messaggio, perché parlava questo brano di uomini di pace che vanno, lasciano la propria famiglia per andare ad aiutare le persone in difficoltà. E molte donne irachene si sono ritrovate, tra rose e cielo sto dicendo, si sono ritrovate in questo messaggio, e questo ce lo diceva appunto Yunis Taufik, perché i loro uomini erano andati, partiti per andare a sconfiggere l'ISIS. Cioè, come fai a dare una classificazione a quale può essere? Come un figlio, noi abbiamo due bambine, due ragazze, ma non c'è nessuna difficoltà di poter immaginare minimamente quale potrebbe essere quella più brava, la meno brava, la migliore. Non esiste, sono due perle, come tutte le perle che abbiamo realizzato musicalmente, e chiaramente sono prodotti diversi. Certo, sono sempre figli, però sono persone e momenti di vita, no? Sono due cose completamente diverse, ma sono comunque ognuna classificabile per la vita che ha e per la vita che ha dato. E a proposito di mamma e di figli, che tipo di mamma e che tipo di papà siete per i vostri figli? Devo chiedere Aurora. Aurora? No, non verrà mai. Non lo so, perché non so se c'è un decalogo che ci dice come dovremmo essere realmente, nel senso ogni famiglia cerca di gestire il proprio rapporto con i figli in modo, comunque ognuno lo fa in maniera diversa, come è stato anche cresciuto, quindi rispecchia un po' come è stato allevato dai propri genitori. Certo, io sono molto apprensiva, una che si preoccupa tanto, una rompiscatole, e quindi di conseguenza me lo rimarcano spesso questo. Però sì, che devo fare? Noi si cerca di fare i bravi genitori, ma è ovvio che c'è sempre qualcosa che i figli non va bene. Questa è una domanda alla quale non so rispondere. Nel senso che ognuno dà quello che riesce a dare, sicuramente non è facile, sicuramente ci sono anche tanti errori, perché non sai mai come puoi mettere, incastrare le cose, se dai troppo o dai poco, se è equilibrato oppure disequilibrato. No, perché poi dall'altra parte ci sono le nonne che dicono, ma voi permettete sempre tutto. E quindi come faccio? Devo sempre dire no, ti sequestro questo, ti sequestro quell'altro, se non fai così non fai quella. Poi del resto loro sono due brave ragazze, perché vanno bene a scuola, e poi in questo periodo purtroppo una che va ad andare all'università non ci va perché deve fare la casa, l'altra fortunatamente va a fare la terza media, frequenta la terza media e a scuola ci va, però vita sociale con gli amici zero purtroppo. E quindi se gli togli anche la possibilità, non lo so, di ascoltare la musica col cellulare o di andare a vedere, a leggere su Wattpad o di sbirciare su TikTok, purtroppo TikTok è diventato un po' un problema, però cosa gli fai fare, poveri? Non possono andare a fare sport, non possono andare a fare niente. Anche noi ci facciamo un sacco di domande, perché è giusto che sia così, non siamo perfetti, e quindi cerchiamo nella nostra imperfezione di fare del bene per quanto riguarda le nostre figlie, però che ne so. E a proposito di perfezioni e imperfezioni, solitamente quando sto per chiudere le interviste mi piace chiedere agli ospiti pregi e difetti. Visto che oggi abbiamo marito e moglie, questa volta facciamo un piccolo gioco. Fabio mi dice un pregio e un difetto di Alessandra, e Alessandra mi dice un pregio e un difetto di Fabio. Iniziamo col difetto, che è proprio lampante, te l'ha già detto. Capocciona, testa, proprio tac, proprio intensa anche su questa cosa. Cioè, nel senso che mi impegno, studia prima. Non è proprio si legge la, sì, questo devo dire, questo, cioè, ma è proprio, infatti dico, ma vivi, lascia andare. Però lei culturalmente, insomma, ce l'ha proprio di cultura, questo modo di essere preciso, di essere, pensa che noi quando l'ho conosciuta, noi vivevamo a Roma, dai, mangiavamo, facevamo il pranzo noi sul nostro tavolino, quindi si mangiava, e lei in mano aveva la forchetta sulla destra e sulla sinistra aveva uno straccetto, e sul muro c'era un po' sporco, allora doveva pulire. Ma
mancava. Poi però, grazie a Dio, è cambiata, è diventata, si è lasciata un po' andare. Quindi il pregio di Alessandra ce n'ha troppi. E quindi ho difficoltà a elencarli tutti. Perché sicuramente, insomma, è una fortuna vivere insieme ad Alessandra per tanti motivi. Ma adesso ti devo dire io? Eh sì. Sta attenta a quello che dici. È insistente. Diciamo insistente, però poi alla fine purtroppo riesce sempre a vincere, quello è il problema. E quando lui insiste io mi arrabbio, perché io ho il mio modo di pensare, ovviamente dice no, perché tu devi fare quello che ti dico io, perché vedrai che ti porterà qualcosa di buono. E io, siccome sono una, come diceva lui, testarda, capocciona, che non ascolta mai nulla ma va sempre per la sua strada, la sua insistenza a volte mi dà i nervi, e però poi alla fine ci casco sempre e faccio quello che lui dice. Però fa messa bene così. Ah, però fa bene. No, io gli chiedo sempre. Può essere un pregio, ma può essere anche un difetto questa cosa. Laura, quindi... io gli chiedo sempre. Scusa, Ale, vabbè, ok, c'è questa cosa da fare. Dammi l'alternativa. No, perché non si può fare. Ma dammi l'alternativa. No, perché. No, perché sono abituata a dare tutti i contro, niente pro, tutti ma i contro. Se si fa questo, se non si fa questo, quest'altro come lo vedi? Vabbè, facciamolo. Si deresponsabilizza. 40 minuti di sudore dopo, cioè, non ti dico quando dobbiamo iniziare a cantare, che c'è un pezzo nuovo e non si sente, è il microfono, è perché mai aspetto il microfono, aspetta un attimo che attacco la spina, un momento, ho la spina staccata, ma io non sento niente, è perché qui non arriva l'audio, la cuffia è rotta, no, è la spina che devo attaccare, la spina. Un pregio di Fabio è che ancora mi sopporta, ecco. Così dal 92, ed è bello. Siete una coppia veramente affiatata, molto bella, vi faccio i miei complimenti. Grazie. Allora, noi purtroppo siamo arrivati alla fine di questa intervista, vi faccio giusto delle domande veloci, rispondete così di pancia. Il vostro colore preferito? Blu. Nero. La vostra gioia più grande? I figli, le figlie. Ma fregato. La paura più grande invece? In questo momento il futuro. T'ho fregato? No. No, il futuro ci può stare. No, sì, sicuramente non stare bene. Il vostro piatto preferito? Io sono due. Una sono le melanzane alla parmigiana, che guai a chi me le tocca. L'altro è uno spaghetto aglio e peperoncino, che è quello, per favore, è possibile. Quello salva sempre tutto. Esatto. Ma io amo un po' di tutto, ma sicuramente tu fammi il risotto in tutti i modi, io adoro il risotto. Veneta, quindi. Il vostro film preferito invece? Se c'è? Il Miglio Verde. Wow, bellissimo. Per Fabio invece? O siete... Adesso c'ho il flash di Blade Runner, che mi ha costruito tante cose mentalmente, anche musicalmente. Quindi mi fermo su Blade Runner. Ok, Ridley Scott. Progetti futuri? Allora, noi abbiamo interrotto le prove di un musical dal titolo 9 to 5, per musiche e testi di Dolly Parton, e stavamo quasi per debuttare, perché mancava una settimana alla fine delle prove con l'allestimento in teatro, e poi ci siamo dovuti fermare. Quindi ci auguriamo di poter riprendere dal prossimo inverno, se si può, se aprono i teatri, la possibilità di poter risalire sul palco e di portare in scena questo musical insieme alla Dreamin' Academy e al cast, appunto, che era stato ingaggiato per questa cosa. Poi vabbè, la nostra commedia musicale Non aver paura di chiamarlo amore, perché avevamo diverse date che erano state fermate, ma poi ci siamo fermati, e poi le nostre serate. E noi vorremmo riprendere quello che
purtroppo abbiamo interrotto per tutto quello che è successo subito dopo, da marzo in poi. Non mi piace dire cosa sta succedendo, non mi piace il nome di quella roba là, lo voglio proprio eliminare dalla faccia della terra. Però in attesa noi, per farci compagnia e per far compagnia anche alle persone, ci siamo inventati questo Locali Tour d'autore, che è questo format che va a più di 50 radio, FM e web, dove noi raccontiamo un po' di noi. E poi ci sono queste dirette streaming, che proprio questa settimana, il 28 finisce l'ultima puntata, la quinta puntata, che è Sanremo a casa. Non è 28, sai? Giovedì prossimo, ecco. Va bene, mi pare. Comunque giovedì 25. Prossimo, 25, brava. E ci sarà l'ultima puntata in diretta su Facebook, Giallisse Official, dove saremo Sanremo a casa Giallisse, dove noi invitiamo artisti conosciuti e esordienti che vengono a raccontarsi e a cantare una canzone del grande festival di Sanremo. Quindi abbiamo avuto Bobby Solo, Paolo Audino, abbiamo avuto Angelo della Little Tony Family, Dick, per cantare le bellissime, fantastiche canzoni del festival di Sanremo, che ormai sono conosciute in tutto il mondo. E quindi questo è un modo per aspettare, per farci appunto compagnia e per tenersi sempre carichi e pronti per poi poter andare sul palco e cantare. Questo è un progetto sul quale puntiamo. Alessandro e Fabio, purtroppo il nostro tempo a disposizione è terminato. Noi vi ringraziamo ancora una volta, vi auguriamo ogni bene, vi auguriamo che possiate riprendere al più presto tutti i vostri progetti live e ritornare alla normalità. Che dire, siete veramente due persone splendide, è stata un'intervista sia divertente che carica di contenuti, quindi grazie e salutiamo insieme i nostri telespettatori, gli diamo appuntamento alla prossima settimana. Un abbraccio grande e enorme, buona vita. Grazie anche a voi. Grazie. Ciao e alla prossima. Ciao.